Buonasera mister, Giovanni Cristiano, westcatanzaro.net. Ci eravamo lasciati con l'importante successo a Genova, ritroviamo un Catanzaro con un'altra vittoria di carattere, un Catanzaro che ha saputo soffrire. Le chiedo intanto come ha visto la partita, se il Catanzaro ha sofferto per quanto lei si aspettava. Parliamo di un campo dove l'anno scorso hanno vinto solo in tre squadre, dove quest'anno ancora non aveva vinto nessuno, quindi insomma assolutamente difficile portare a casa i 3 punti. Sì, oggi abbiamo incontrato una vera squadra di Serie B, nel senso che una squadra solida, una squadra caratteriale e poi soprattutto una squadra che fa un gioco semplice ma che ci portava ad allungarci, ci hanno fatto correre tanto perché erano proprio bravi nelle loro cose, nelle semplici ma efficaci soluzioni offensive. Quindi di conseguenza è stata una partita, diciamo, sofferta da parte nostra perché comunque dovevamo essere bravi ad accorciare, a rimettere la squadra sempre in posizione. Insomma, è stata una partita complicata anche sotto l'aspetto tattico, però diciamo che per lunghi tratti della partita siamo riusciti a fare quello che sappiamo fare. Quindi questo è un plauso importante per i miei giocatori, che gli faccio i complimenti perché comunque lo sapevamo, in settimana avevamo proprio preparato la partita ricreando questa capacità di allungare la squadra e penso che la squadra ha recepito molto bene. Se andiamo a vedere, a parte qualche mischione, qualche calcio d'angolo, ma non abbiamo mai concesso, insomma, occasioni importanti per loro e noi in linea di massima il primo tempo, insomma, abbiamo avuto diverse situazioni che hanno legittimato, secondo me, il risultato. Davide Pane, giallorosso.info. È stata una partita combattuta, diciamo che il risultato è corretto. E il Catanzaro ha fatto una partita di sacrificio anche in fase difensiva. Ci siamo difesi anche ordinatamente, soprattutto nel secondo tempo, quando loro per 15 minuti, diciamo, hanno pressato molto di più. Poi con i cambi che lei ha fatto, siamo riusciti a riuscire fuori e a fare qualche puntata in avanti, creando delle occasioni pure importanti e prendendo anche un palo. Sì, la cosa da segnalare è che non abbiamo preso gol. Questo è un qualche cosa che ci eravamo prefissati, perché comunque venire a giocare in uno stadio così e non prendere gol, insomma, è già qualcosa di importante. Poi siamo riusciti a fare un bel gol di ottima fattura, ricercando quella giocata che l'avevamo analizzato in settimana che si poteva fare. E ci abbiamo fatto anche gol, insomma, siamo molto contenti, però la cosa più contenta, dove siamo più contenti è quella di non aver preso gol, quindi contro una squadra che è proprio, diciamo, classico gioco veloce di Serie B, che sotto l'aspetto fisico ti surclassano, quindi diciamo, merito ancora di più alla squadra. Mister, buonasera, Filippo Rosario, giornale Alto Adige. Se non sbaglio, questa è la terza volta che il Catanzaro, dopo Bari, Genova, va in vantaggio nei minuti finali del primo tempo. Sta diventando una strategia oppure Ah, è una questione che magari il Catanzaro è un po' un turbo, come si dice, un diesel? no, è una casualità perché poi noi penso che abbiamo creato anche prima, abbiamo avuto parecchie situazioni che potevamo sviluppare meglio. Una casualità, però l'importante è la prestazione. Noi oggi c'eravamo. Abbiamo avuto la capacità di tenere il campo, abbiamo avuto la capacità di avere un buon possesso palla. C'è poco da dire alla mia squadra perché comunque anche il sacrificio è una cosa importante che noi mettiamo sempre in evidenza. Oggi i ragazzi hanno lottato fino all'ultimo, quindi penso che siamo molto contenti. Mister, le faccio 2 domande in una perché so che avete insomma i tempi stretti. Intanto le chiedo del lavoro fondamentale di Iemmello, non solo in fase offensiva, quindi di finalizzazione. Oggi è arrivato il gol, però insomma il lavoro di Iemmello lo stiamo vedendo quest'anno ancora di più, è fondamentale anche per far salire la squadra. E poi l'ennesimo abbraccio del pubblico che anche oggi nella trasferta più a nord del campionato non ha fatto mancare il supporto. Abbiamo visto che lei si gode sempre lo spettacolo a fine partita da lontano, però immaginiamo che insomma ma ci siano tante emozioni in quel momento. Beh, allora, oggi bisogna fare un plauso a tutta la squadra, non a Iemmello, ma a tutta, perché soprattutto anche il reparto difensivo oggi
è stato sollecitato da due attaccanti molto fisici, molto ingombranti, hanno lottato su tutti i palloni come due leoni e la linea difensiva ha retto bene, quindi ha lottato, cioè veramente da essere contenti. E anche il reparto di centrocampo è riuscito, oggi noi lavoravamo proprio con i raddoppi dei due mediani sugli attaccanti loro, perché sapevamo questa ricerca sempre dell'attaccante, questa apertura in ampiezza che loro facevano. Chiaro che l'abbiamo anche subito, perché nel primo tempo due o tre cambi di gioco, insomma, abbiamo dovuto faticare nell'accorciare, però oggi l'applauso è a tutta la squadra, soprattutto anche a chi è che non ha giocato, che in panchina, diciamo, aiutava i compagni al sacrificio. È chiaro, poi oggi siamo a 1200 km, 1300 km da Catanzaro, cioè avere, ma non solo il reparto, diciamo, ospiti, oggi penso che la maggior parte dello stadio era dei tifosi del Catanzaro, c'è una cosa che mi lascia sempre senza parole. Io li ringrazio, perché poi i ragazzi adesso si sono immedesimati in loro, si sentono forti anche grazie a loro, quindi speriamo di continuare così. Un'ultima domanda per i giovani. Il livello di integrazione ormai è abbastanza alto, li abbiamo visti entrare e calarsi assolutamente nel suo gioco. C'è qualcosa che ancora chiede in più a loro? Devono migliorare? Ancora si aspetta qualcosa da No, adesso, loro? Adesso diciamo che, allora, Stoppa se faceva quel gol oggi, cioè, ci dovevamo alzare tutti e applaudire, perché è stato veramente un tocco di grande classe, ma poi anche D'Andrea è riuscito a tenere palla, poi Oliverio, c'erano ragazzi che in questo momento qua devono avere la possibilità di quando si vince difficilmente cambio formazione, perché comunque bisogna che tutti devono essere attaccati al risultato, quindi in linea di massima adesso poi devono aspettare le occasioni giuste, perché nel momento in cui vengono schierati, insomma, adesso sono pronti, perché comunque lo stesso Veroli oggi è entrato, ma è stato impeccabile, ha risolto tutti i problemi che si erano creati lì a sinistra, quindi solo parole di elogio. Saluto.